Cari amici, buongiorno e bentrovati. Parliamo oggi di un tema di cui noi, tra virgolette, vecchi cambisti, non ci siamo mai occupati negli ultimi anni e magari troveremo poi la ragione anche di spiegarne le motivazioni. Però parliamo di un evento che è sicuramente successo e che cambia lo scenario nei mercati internazionali per i prossimi anni, questo molto probabilmente. Ed è per questa ragione che oggi parleremo di valute virtuali, valute digitali. È notizia di ieri che il Nasdaq ha accettato di quotare una grandissima società nata nel 2012, una società californiana, sul mercato delle valute digitali e valute virtuali. È un mero broker che di fatto vive di commissioni e che è arrivata a fatturare 1.3 miliardi di dollari. E da qui lo sbarco in borsa ieri con un prezzo di base fissato a $250 per azione, che è immediatamente schizzato oltre i $400 in apertura per poi chiudere a $310 in serata, quindi un aumento di circa il 30% dal valore iniziale. Ebbene, si tratta di un fatto epocale perché ormai gli investitori richiedono anche gli investimenti in valute virtuali e tra questi le grandi banche hanno cominciato a mettere gli occhi su questo tipo di investitori e JP Morgan, come così Goldman Sachs, hanno deciso di offrire delle piattaforme che lavorano sulle valute virtuali. E dall'altra parte però ci sono anche gli oppositori e tra questi sono le banche centrali sicuramente. Perché? Perché vedono la possibilità di essere, come dire, scalzate sul terreno valutario da un mercato che è assolutamente indipendente e che non ha un emittente di valute virtuali. Però la People Bank of China, per esempio, ha già dichiarato che sarà pronta a investire nello yuan digitale e attraverso uno stretto controllo evidentemente della sua emissione, e questo già riporta indietro un po' il concetto di valute virtuali per quello che è il concetto originale, cioè l'indipendenza delle valute virtuali dal sistema bancario. E la Federal Reserve però non vuole essere da meno. È vero che Jerome Powell fino ad oggi ha detto e ha dichiarato che le valute virtuali rappresentano solamente ed esclusivamente un mondo di speculativo in questo momento, causa anche l'eccessiva volatilità di alcune di queste sui mercati internazionali. Però è anche vero che si è detto disposto a parlare e a presentare delle proposte al FOMC relativamente alla nascita di un dollaro virtuale che potrebbe, dollaro digitale, che potrebbe poi andare a sfidare quello che sarà lo yuan digitale, ma sempre sotto lo stretto controllo delle banche centrali. Quindi comunque è un mondo, ragazzi, che sta evolvendosi rappresenta secondo noi l'incontro tra finanza tradizionale, cui io appartengo evidentemente, e finanza innovativa e nuova finanza, per un incontro che potrà far scaturire sicuramente qualcosa di positivo. Per cui seguiamo attentamente l'evoluzione di questa vicenda, rimanete con noi perché ancora staremo insieme a voi e agli amici di ActiveTrades per commentare ancora sul mercato delle valute virtuali. Buon trading e buona giornata.